reduce greenhouse gas emissions on the Zollmark farms, the frequency or depth of tillage practice was reduced, or the machinery equipment changed. Some of the Zollmark farmers experimented with a no-tillage approach. By this, fewer fossil fuels are consumed and CO2 emissions reduced. Compared to the other Zollmark strategies, this measure has a limited implication for climate change mitigation, but promotes soil structure and health, an important climate change adaptation benefit for the farmer. One of the downsides from reduced tillage is an increased weed pressure, which can result in fewer crop yields. In conventional farming, this is compensated by herbicide applications, which is not possible in organic agriculture. However, by the use of cover crops, the right timing for soil management operations, and the adjustment of machinery equipment, weed pressure can be reduced on the Zollmark farms. And in the next part of the video, you can see how the farmers managed to do this. Wir am Betrieb setzen auf reduzierte Bodenbearbeitung. Das heißt, der Pflug wird nur noch sehr, sehr selten eingesetzt. Und wenn er eingesetzt wird, dann maximal 15 cm, nicht 20 oder 25 cm wie früher. Wir haben in eine neue Sätechnik investiert mit Doppelscheiben-Säscharen. Das hat es uns ermöglicht, das Saatkorn auch bei Mulchauflage gut in den Boden zu bekommen. Dann haben wir tendenziell einen etwas früheren Sätzeitpunkt. Das heißt, wir säen jetzt das Wintergetreide zum Beispiel schon Ende September, nicht mehr erst Mitte Oktober, um einen trockeneren Boden zu haben und damit das Verschmieren der Bodenoberfläche, wenn es später in den Herbst reingeht, zu vermeiden. Und zusätzlich ist es ganz wichtig, dass man den Boden sehr, sehr sorgfältig beobachtet, um wirklich fundiert entscheiden zu können, brauche ich den Pflug oder kann ich darauf verzichten. Einen arbeitswirtschaftlichen Vorteil, das heißt, wir sparen Zeit und Kosten, sprich Diesel. Die Bodenstruktur ist eindeutig besser geworden, das heißt, die Krümelgefüge sind stabiler und ich erhoffe mir auch einen besseren Humusaufbau durch die geringere CO2-Ausgasung und die geringere Beeinträchtigung des Bodenlebens, wenn weniger intensiv bearbeitet wird. Praticamente le pratiche agronomiche adottate sia per quanto riguarda l'oliveto ma tutta l'azienda, anche il vigneto, si basano sul minimum tillage, quindi le minime lavorazioni, cioè ridurre il più possibile tutti quegli interventi agronomici al fine praticamente di avere una riduzione energetica anche come a livello anche di emissioni di anidride carbonica, quindi anche a riduzione dei costi, avendo anche dei benefici strutturali del terreno, quindi mantenendo inalterate le caratteristiche strutturali, quindi la struttura, la tessitura del terreno, quindi ridurre al massimo quindi quelli che sono i passaggi, quindi le lavorazioni. Tant'è che si preferisce mantenere inerbito per parte dell'anno praticamente sia l'oliveto che il vigneto stesso. Praticamente essenze utilizzate sia per l'oliveto che il vigneto vengono inerbite con essenze di leguminose
il favino, la sulla generalmente, ma il favino praticamente, che poi successivamente verranno sovesciati per favorire e verranno quindi interrati per favorire quindi l'introduzione di nuovo nel sistema suolo della sostanza organica che garantisce questo un apporto nutriente nel terreno. Certamente le caratteristiche quindi sono diverse i benefici che ne trae la coltura, e abbiamo anche qui quindi una riduzione di input energetici, quindi avendo una reintroduzione naturale della sostanza organica e dell'azoto, io non vado a utilizzare concimi esterni, quindi input energetici esterni, quindi nel sistema suolo. E certamente quindi i vantaggi, oltre all'inerbimento che si può vedere in questa stagione, che naturalmente ha una forma di protezione contro i fenomeni erosivi del suolo, quindi, ma anche che mantiene la struttura del suolo inalterata, praticamente è un mo' di protezione, praticamente anche quella nutriente nel momento in cui queste essenze di leguminose vengono sovesciate, quindi vengono reintrodotte, quindi la sostanza organica viene reintrodotta, un sistema naturale ovviamente, viene reintrodotta nel sistema. Per quanto riguarda l'acqua, riduzioni di No, utilizzo o altro? praticamente l'inerbimento avviene fino ad aprile, quindi non ci sono problemi di competizione idrica tra le colture. Dopodiché, quindi al 70° giorno, praticamente al momento della fioritura del favino, viene sovesciato, quindi viene sfalciata e sovesciata nel terreno, dunque non ci sono problematiche di competizione Perfetto. tra le piante. Grazie.